Qualche tempo fa un giovane mi confidò di riuscire ad ammettere l'esistenza di Dio in qualche forma, ma di non poter capire come potesse essere un Dio provvidente e che si interessa a noi uomini, così insignificanti se rapportati allo spazio e al tempo dell'universo. Ricordo quindi quanto diceva anche un filosofo, e cioè che non importa sapere se Dio esiste, importa sapere se è amore, appunto. Se Dio fosse solo la natura, muta e cieca così com'è, non sarebbe amore. Se Dio fosse un soggetto onnipotente che dà ad ognuno ciò che merita, non sarebbe amore di certo. Non c'è amore che non sia amore di qualcuno o di qualche cosa, di ciascuna persona, chiunque sia, qualunque cosa abbia fatto, qualunque cosa sia successa nella sua vita. Nella vita di una persona accadono molte cose, alcune piacevoli, altre meno, alcune fortunate, altre sfortunate, alcune buone e altre cattive, alcune belle, altre brutte. Non allarmiamoci se qualcosa di brutto accade anche ai buoni. Ciò che conta è la disposizione che ciascuno di noi ha verso la vita. La vita terrena finisce per tutti, ma come l'abbiamo vissuta? Questo è il problema. Ciò che conta non è che sia stata lunga piuttosto che corta, ma che sia stata fruttuosa. Gesù allora introduce questo verbo importante, metanoeo, in greco, tradotto se non vi convertite, se non cambiate prospettiva, se non vivete una vita altra. E com'è possibile il cambiamento? Non è certo possibile con i tuoi sforzi. Il fico per 3 anni non ha prodotto nulla e potrebbe rimanere su quella terra lì per altri 100 anni senza produrre nulla. Una vita senza frutto, lunga ma senza frutto. Il fico invece porterà frutto solo grazie alla misericordia e generosità di Dio, che a tempo debito zapperà, concimerà, irrigherà la terra. Tutto è davvero grazia, perché Dio ci sa incontrare là dove siamo. E quindi a noi il compito di disporci con cuore aperto al dono della vita, custodendolo, non solo la nostra vita, ma anche quella dei nostri fratelli e sorelle, specie quelli che sono più poveri, più fragili, più indifesi, incapaci magari di aprirsi a questa grande realtà che è l'amore di Dio. E allora siamo tutti chiamati di farci membra vive e volto di questo Dio che è provvidenza, che è amore, che è carità, che è donazione. Buona domenica a tutti.